Serracchiani, io la sensazione che siamo un po' in ritardo ce l'ho, primo punto, perché alcune cose secondo me bisognava discuterle prima, cioè mi sembra strano che siamo arrivati all'ottobre, penso anche al vaccino anti-influenzale, cioè mi sembra che tutto è in affanno, da quest'inverno ci dicevano siamo in affanno perché la pandemia chi poteva prevederla, le mascherine in Italia non le produciamo, e che diamine, però i vaccini anti-influenzali e i tamponi forse un'organizzazione un po' più razionale me la sarei aspettata, ma detto questo... Mi dice pure come mai sul MES non avete ancora convinto 5 Stelle, cara Serracchiani, perché io ritorno a Polito, file di chilometri per i tamponi, ma i soldi del MES non ci servono. Puntini, puntini. Beh, io penso che bisogna prenderlo il MES, bisogna prenderlo anche presto e che quindi bisogna convincere non solo il Movimento 5 Ma Stelle, ma anche il Gualtieri l'ha Presidente del Consiglio a sentito? prendere una decisione. Come? Per caso Gualtieri l'ha sentito? Sì, Gualtieri l'ho sentito, ha È rinviato ancora strano, un po' dicendo che i soldi in cassa ci sono, ma io credo in realtà che non sia questa la lettura no? giusta. Aspetti, lo faccio Intanto sentire anche a telespettatori, se no il ministro. parliamo solo io e lei non va bene. Perché Gualtieri ha detto una cosa un po' strana ieri sera a Porta a Porta. Lo faccio sentire e poi se la chiave ci spiega lei. La mia opinione è nota, diciamo, sul MES, l'ho negoziato io questo strumento, quindi si figuri. Sono risorse forse, diciamo, meno decisive di quello Però che perché molti non l'ha pensano, chiesto? perché sono Perché il come MES? Schulz. Perché il MES non l'ha chiesto nessuno? Questo è l'obiezione Perché il generale. MES, essendo uno strumento che tradizionalmente serve invece a salvare stati in forte difficoltà, ed è tradizionalmente nei suoi Ha strumenti una cattiva precedenti, ha una cattiva reputazione. reputazione. Quindi, se non è strettamente necessario, normalmente i paesi preferiscono non Quindi prenderlo. non lo Questo è quello chiederemo che sta ancora. succedendo. Ma se Sul fosse MES. strettamente necessario, sia certo che lo prenderemo. Serracchiani, io sono rimasta Ma un po' colpita. il ministro Gualtieri ha voluto intanto rassicurare che non abbiamo un problema di conti, perché purtroppo ogni tanto parte anche questo film. Quindi non c'è un problema di conti o di casse vuote per quanto riguarda il nostro governo e il nostro Stato. Ed è anche vero quello che dice il ministro, cioè che il MES effettivamente per come è nato e per come è stato utilizzato in passato era uno strumento proprio da estrema ratio, cioè l'ultima soluzione quando proprio non ce la facevi più. L'esempio è quello della Grecia. Oggi però io credo che il MES sia diventato un'altra cosa. È uno strumento molto simile ad esempio allo SURE. Il SURE è servito per gli ammortizzatori sociali. Noi quei soldi li abbiamo già in qualche modo utilizzati, abbiamo coperto con lo SURE i soldi che abbiamo utilizzato fin qui per la cassa integrazione, ad esempio. Quindi penso che per il MES si possa fare lo stesso discorso. Siamo anche consapevoli che non puoi utilizzarlo per spesa corrente, cioè non puoi utilizzarlo per esempio per fare quelle assunzioni che Ma è lei ricordava. fiduciosa Però è anche vero. che li convertite a Però è breve, anche 5 vero che se tu lo Stelle? utilizzi per l'edilizia sanitaria, per gli impianti tecnologici, per tutte quelle strutture che mancano, liberi risorse del nostro bilancio che possono invece essere riservate alle assunzioni.